Vai. Come ti chiami? Alfaed Siddiq. Quanti anni hai? Io ho 23 anni. Da quanto tempo sei in Italia? Porca. aspetta. Da 18-19 anni. Salve, buongiorno. Salve, sì, stavo cercando del tè matcha, ce l'avete? Del tè matcha, adesso vedo subito. Eccolo qua proprio. Eccoci. Ok. Questo qua. Ce l'avete. Sì. Ok, questo come si prepara? Guarda, tipicamente viene bevuto la mattina a stomaco vuoto e ha una preparazione tutta sua, ma io di solito basterà solo un chiaro, un cucchiaino e mescolarlo. Basterebbe solo quello, fa molto bene la difesa immunitaria e ti fa anche concentrare durante la giornata, nella tua routine e tutto. Come sei venuto qui? Allora, a quanto mi ricordo, prima c'era un campo rifugiati a Foggia, poi da Foggia a Trieste, via treno, e poi a Trieste abbiamo proseguito in una casa d'accoglienza, come l'ICS. Poi successivamente niente, mia mamma ha trovato lavoro, ha continuato e è diventata più indipendente. Ti senti più incluso nella cultura italiana o in quella bangladese? Sicuramente italiana, ma perché da piccolo io non mi sono molto, come dire, associato con la cultura bengalese, oppure ho girato con persone bengalesi o con ragazzi bengalesi. E principalmente ho avuto amici principalmente italiani e tutto. Penso che tutto questo mi ha portato a tendere a essere più verso una cultura italiana. Ok. Salve, buongiorno. Buongiorno, stavo cercando dei dolcetti per una festa, magari asiatici, se c'è qualcosa da consigliarci. Certo, abbiamo del Giappone, esattamente qua. Chiedo i gusti, abbiamo ai fagioli rossi, al tè verde, all'arachidi, al sesamo, oppure abbiamo un box con tutti i gusti insieme. Cosa preferite? Prendiamo quello misto. Magnifico. Eccoci qua, dovrebbe essere tutto insieme. Perfetto. Sono 7 in totale. Ottimo, grazie mille. Prego. Che lingua parli con la tua famiglia? È tipicamente un miscuglio tra bengalese, italiano e inglese. Quindi è una cosa un po' particolare. È un bengalese italianizzato, quindi diciamo le parole vengono un po' mischiate. Un po' particolare. Lasceresti mai l'Italia? Ma guarda, l'idea è quella, sì, di fare un viaggio oppure un'esperienza all'estero, preferibilmente verso Sydney, anche se ho parenti a New York da quelle altre parti, ma preferisco Sydney perché è meno frenetica, è un po' più, cioè mi piace più, aspetta un attimo. Hello, mo. Duca, next interview, cortesia. Gianni, siamo qua, sì. Ok, poi fondi, vai, perfetto. Dicevo, ci sta mia sorella, no? A Sydney, per questo, principalmente. Qual è il piatto che significa di più per te? Guarda, tra i piatti che ha il significato maggiore per me, è un piatto più tipicamente italiano, come la pasta allo scoglio, che quando ho iniziato a sperimentare da piccolo la cucina italiana era uno dei primi piatti che avevo iniziato a provare a fare. E nella mia mente mi riconduce più a effetto casa, perché piatti più tipici, non so, non li sentivo tanto miei. Quali sono i tuoi piani per il futuro? Guarda, non ho un piano ben preciso, perché
qua a Trieste alla fine il lavoro che ho è abbastanza, è buono, però penso che si può avere di meglio, però per averlo non ho un piano preciso, adesso vedo un po' di esplorare un po' il tutto, quindi vado d'incontro.